Blitz contro la tratta delle schiave. La Polizia di Stato di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale Partenopeo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di diversi soggetti indiziati di associazione a delinquere avente carattere di transnazionalità, tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione. Le indagini sono state avviate nell'aprile del 2016 a seguito della denuncia di una minorenne nigeriana che ha raccontato alla polizia di essere arrivata su un barcone in Italia dalla Libia insieme ad altri 140 connazionali. Sbarcata a Lampedusa, si è ritrovata costretta a prostituirsi a Napoli con una compagna di viaggio sotto il controllo di una madame per saldare il debito di 30.000 euro per la sua liberazione. Spari in pieno centro a Cava dei Tirreni, nel Salernitano. Una ragazza di 21 anni è rimasta ferita ad una gamba raggiunta da un colpo di pistola. È accaduto nella tarda serata di ieri. Gli spari, secondo una prima ricostruzione, provenivano da un'auto in corsa. La giovane era in compagnia del fidanzato quando all'improvviso è stata colpita. Trasportata d'urgenza all'ospedale cittadino, è stata ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico. Indagini in corso da parte di carabinieri e polizia, con il coordinamento della procura di Nocera Inferiore. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere della zona in cui è avvenuta la sparatoria. È finito in ospedale con traumi al volto giudicati guaribili in 25 giorni dopo aver reagito a un tentativo di rapina. Vittima un uomo di 46 anni che stava percorrendo in auto la circonvallazione esterna di Napoli. Nel tratto fra Casoria e San Pietro a Patierno è stato affiancato da un'altra vettura con 3 persone a bordo che lo hanno costretto a fermarsi. Il 46enne ha rifiutato di consegnare l'oro del denaro ed è stato colpito a pugni sul volto. I malviventi si sono dileguati. L'uomo è stato costretto al ricovero in ospedale. Indaga la polizia. I carabinieri di Benevento hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale Sannita nei confronti di uno dei responsabili della rapina in un'abitazione avvenuta un mese e mezzo fa a Montesarchio, che portò alla morte di una delle due vittime ultra ottantenni. La rapina era stata commessa in casa di due anziani, fratello e sorella. L'83enne Giovanni Parente morì dopo diversi giorni di agonia per le percosse ricevute. I fatti risalgono al 10 aprile scorso, quando nella villetta di Montesarchio una banda fece irruzione nella casa della vittima e, non trovando granché, si scagliò contro fratello e sorella. Il tesoro del boss latitante nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Amici, ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Venerdì 11 marzo 2016. Ok, stacchiamo.